Eccoci, alle 20 in punto, siamo in diretta su Shoulder Channel TV, il primo canale interamente dedicato alla spalla, rivolto non soltanto ai professionisti del settore, quindi a fisioterapisti, ortopedici, laureati in scienze motorie, ma anche a tutti coloro che vogliono saperne di più, per come funziona la spalla, che cosa succede quando uno si fa male alla spalla. Abbiamo chiuso il 2020 con un webinar dedicato allo sport, con Raimondo Gasperini che ci ha parlato del windsurf. Oggi apriamo il 2021 con un ospite sicuramente controverso, conosciuto in tutto il mondo, amato e odiato da tutti quanti, è con noi Rocco Siffredi. Buonasera Rocco, benvenuto tra noi su Shoulder Channel TV. Avevi detto bene, Stavo su dire, su Rocco Rocco, TV, su Rocco Rocco Show TV, perché questa TV, sera faremo il Rocco Show TV un eccoti. po' anche, Esatto, è un no? po' un Rocco Show TV, Dai, io esattamente. però devo dire che sono molto contento perché tu sai bene quello, ti do del tu, Filippo, perché sai bene che con Giovanni abbiamo ottenuto grandissimi risultati e quindi lo faccio veramente, veramente. Come si dice, per invogliare anche gli altri che magari spero non abbiano la mia sfiga nella vita, di se hanno il problema di non disperare. Però dobbiamo Esatto. dirlo subito, ragazzi, vi chiedo perdono, si tratta di protesi, ma non dove pensate voi, non pensate male, almeno ce lo siamo tolti, ok? Allora, salutiamo il nostro padrone di casa, il dottor Giovanni Di Giacomo, che è collegato con noi, ortopedico, super specialista di spalla, e insieme al dottor Rocas è collegato, il dottor Rocas è radiologo che da diversi anni supporta il dottor Di Giacomo nella valutazione delle spalle, non solo, quindi con l'imaging che è fondamentale nella scelta poi della strategia chirurgica e della riabilitazione. Allora Rocco, noi abbiamo preparato questa sera dei brevi clip che vedremo insieme, che poi commenteremo insieme. Io direi che possiamo mandare il primo filmato e poi ne parliamo insieme. Eccoci, allora come abbiamo visto Rocco è un grandissimo sportivo, questa sera infatti sei qui non in veste lavorativa ma in veste di grande sportivo e in veste di paziente perché come abbiamo detto hai subito ben due interventi di protesi alle spalle. Allora qui abbiamo visto anche la tua famiglia, quindi è un qualche cosa, lo sport che vi lega tanto, che è molto importante nella tua vita. Come mai fai tutti questi sport? Quanto tempo dedichi allo sport? Ma io tutta la mia vita ho amato molto lo sport, da ragazzino a ragazzino. Io faccio parte di quella generazione che si è fatto il primo bilanciere con la calce e il bidone, due bidoni attaccati. Faccio parte di quella generazione là. E appena ho potuto ho cominciato a comprare il piccolo attrezzo, techno gym sempre, e poi piano piano palestra, palestra, ma non solo, perché per me lo sport non è solo il piacere, è proprio un'esigenza, perché quando una persona gli manca lo sport, perché si sente bene con lo sport, allora cambia la vita. Cioè, questo è quello che ho cercato di trasmettere ai miei figli. E devo dire che li ho trasmesso molto bene, perché i due sono nati da bambini, già facevano mini cross, atletica, kart, hanno fatto di tutto di più. Per me l'importante è dare loro questo imprint. Sport sì, tutte le cazzate mettetele da parte. Divertitevi come vi pare, ma sempre nelle cose positive. Per me lo sport è positivo in tutto quello che si fa, anche perché ti fa crescere anche come, diciamo la verità, la competizione allo sport ti porta anche poi piano piano in quello che è la vita, no? La vita vera, le Esatto. E c'è difficoltà. anche uno sport che in qualche modo ti appassiona particolarmente. Vediamo il secondo filmato. Ah, eh sì. Qui c'è la partenza di Leonardo, devo dire che ogni volta che li vedo partire con tutte queste moto, c'ho l'adrenalina 10.000 perché è qualcosa che avrei voluto fare anche io,
ma purtroppo devo dire è qui il mio grandissimo amico Mario, che è vicino al grandissimo Rogas, Giovanni. Dottor Rocas può dirlo, perché lui è un vero pilota di motocross, vero. Io ho cercato di imitarlo, solo che io ho iniziato a 40 anni. Quando si inizia a 40 anni la motocross, ragazzi, ci si fa solo male. E purtroppo mi sono fatto tante volte male, però ho cercato di non dare questa mia impressione ai miei figli, e quindi cerco di spinti a fare motocross, in moto dire, in generale, sì, o motocross in particolare, insieme a loro. Sì, allora io qui ho riesumato alcune immagini di parecchi anni fa. Mandiamo in onda queste fotografie che ci abbiamo e poi le commentiamo insieme. Allora, qui quanti anni avevi? Ma qui c'avevo esattamente 19 anni, la prima tenere, ecco qua. E che cosa è ancora successo? Devo fare 20 anni e mi sono preso una macchina in più, una Triumph che usciva dalla Pineta di Pescara di notte, 160, io cassa aperta alle 2 di notte, ragazzi, non c'era nessuno. Esce, devo dire, questo tipo che aveva appena finito di avere un'attività molto divertente di notte con la sua fidanzata, me lo ritrovo in strada senza luci, a 160 devo scegliere, ammazzo lui o mi ammazzo io. Ho avuto una grande sfortuna perché ho preso con i gomiti in pieno, pare che mi sia passata la macchina di sopra, può darsi che ho preso direttamente a coprirmi il viso la portiera davanti, non lo so, so solo che mi sono svegliato in ospedale con due U di metallo che mi tenevano i gomiti che si giravano da tutti i lati. Diciamo che nella sfortuna sei stato fortunato, sì, perché siamo qui a raccontarlo, sappiamo che purtroppo ci sono episodi ben più gravi, però diciamo, sì, che questo qui ha segnato un po' l'inizio dei tuoi problemi alle braccia, alle spalle, quindi... Parlando di sport, devi sapere che, lo so che non c'ho la faccia, però il mio sogno era di fare il pugile. Adesso tu mi dirai, ma non era di fare il pornostar. Il pornostar però come preparazione pugilistica, anche se non facevo il pugile vero, però la preparazione. E ogni volta, veramente il dolore terribile, ogni volta che paravo, dal giorno in cui ho rotto le braccia, anche anni, anche ad oggi, come mi toccano in passivo il braccio, il gomito, quasi svengo dal dolore. Questa è stata la parte più brutta, perché veramente la preparazione pugilistica era la cosa che mi piace, che veramente mi dava sollievo, il piacere. Lo faccio anche da solo adesso, sul ring, ma da solo non posso far nulla con nessuno, perché non posso, però è impossibile, dolore terribile. E però devo dire che quel periodo io piangevo soprattutto perché non avrei potuto più fare la box, non pensavo al resto. Devo dire che poi sul resto ho avuto non tante difficoltà, perché avevo delle grandi limitazioni. Devo dire che 35 anni fa, parliamo di oltre 35 anni fa, quando mi hanno messo a posto i gomiti, non si muovevano più di tanto. Io mi mettevo ad alzare la camera da letto lì in ospedale, mi mettevo lì e mi tenevo lì in trazione per cercare di farla abbassare. Dolore, 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 e alla fine mi sono ritrovato con due gomiti ancora oggi limitati, mai riportati al funzionamento quello reale, perché era impossibile, o almeno per i tempi, o non ho trovato uno studio di fisioterapia serio, Ortona, sicuramente. Ma diciamo che anche oggi è un po' una bestia nera del fisioterapista, il gomito, le fratture di gomito, soprattutto quelle complesse, sono molto difficili da recuperare. Poi lo so che qui è complicato, ma te la devo raccontare. Subito dopo la rottura sono tornato a Parigi e chi trovo come fisioterapista? Una bella quarantenne. E mi succede quello che non dovrebbe succedere a nessuno, ma chi può succedere se non a Siffredi, che nel momento in cui facevo la fisioterapia era estate, me lo sono rotto d'estate, quindi avevo cominciato con la fisioterapia più o meno verso settembre, così ancora con i pantaloncini corti, e questa si adagiava troppo giù, quando ha scoperto che c'era un altro modo per non darmi quel dolore, siamo passati a fare la seconda mancia, un'altra opzione, opzione, okay. Quindi lì ci siamo persi, e devo dire che il ricordo della fisioterapia non era così che male. Che tipo di lavoro hai fatto? Ecco, raccontaci un pochino il tipo di lavoro fisioterapico che hai fatto, come hai recuperato. All'epoca? All'epoca e poi nel corso di questi anni. Quindi... Allora, tutto quello che posso dirti è che io non l'ho recuperato bene, veramente, non scherzo, ho fatto una fisioterapia zero sui gomiti, ho provato a fare fisioterapia, ma era talmente doloroso e talmente complicato sul gomito, che dal momento in cui riuscivo ad aprire più o meno, io non so se tuo occhio riesce a vedere, però manca qualche grado, sì, di estensione. Un bel po' di gradi, alla fine mi sono detto comunque mangio, ecco, per arrivare, io mi ricordo che il mio limite era lavarmi il viso, mangiare
e più o meno ho detto ci sto. Poi la gente mi guardava e mi diceva, ma perché questo sempre atteggiamento minaccioso? Perché quando tu lasci le braccia giù, le braccia non si distendono, quindi avevo sempre un atteggiamento di uno che era lì. Sembra che pronto a litigare. Pronto a litigare. Io dicevo no, non mi si. No, adesso le braccia che non si. Ma anche durante le foto, anche durante i film, mi chiedevano spesso relax man, relax yourself. Io sono rilassato, ma le braccia non si rilassano. Quindi mi sono portato avanti per anni palestra. Ho ricominciato a fare tutto, ma con molte difficoltà, però la testa era più forte, quindi cercavo, fino ad arrivare ai 30 anni a cominciare ad avere dei piccoli problemi sulle spalle. Ho cominciato a sentire dei problemi sulle spalle abbastanza pesanti, cioè delle scosse, dei dolori, e me ne sono accorto portando la moto. Portavo la moto prima tutto il giorno, no problem, a un certo punto mi dovevo fermare, scrollare le spalle, e sentivo che qualcosa non andava, e lì sono arrivato più o meno verso quasi 40 anni con tanti dolori, dai 30 ai 40, ai 40 mi sono fatto la prima operazione alle spalle, che era quella del cercare di mettere le, come si chiamano, le ancorette per bloccare un po' la cuffia dei rotatori. Però devo ecco, dire infatti che... questo è un tema molto importante che vorrei mandare al nostro pubblico, il tempo che tu hai aspettato prima di intervenire su questa spalla, sì. Perché questa è una cosa molto importante, sì, che il pubblico a casa deve sapere. Il tempo che noi aspettiamo prima di fare un intervento o anche una fisioterapia determina poi la riuscita del recupero, insomma, sì. Quindi tra una spalla e l'altra tu hai avuto dei tempi di attesa che sono stati diversi, sì, e quindi diverso. Anche una risposta diversa tra molto una spalla diverso. E l'altra, no? Io quindi... sono stato un cattivissimo cliente per i medici, ti dico la verità, perché sono sempre stato uno che aveva tendenza a risolvere i miei problemi da solo, e quindi mi sono rotto veramente pesantemente le braccia e mi sono detto vabbè, oramai me li tengo. Non ho pensato che se andavo avresti in un centro giusto avrei potuto fare una valutazione migliore. E poi devo dire che purtroppo mi sono rotte in un periodo in cui poi la mia vita stava cambiando, stavo nella mia attività che mi portava ad andare fuori, e forse il sollievo della mia attività mi ha compensato il dolore, e quindi dicevo va bene così, tanto faccio il pornostar, che me ne frega di avere le braccia super perfette, e invece non è proprio così. Allora, io direi che a questo punto vediamo ai giorni nostri, quindi quando sei arrivato ai giorni nostri che poi hai deciso di intervenire. Dovremmo sì. avere un brevissimo filmato di quando sei arrivato al Concordia Hospital e hai deciso di farti operare dal dottor Giovanni Di Giacomo, che chiamerei in causa insieme al dottor Mario Rocas, sì, per farci spiegare un pochino qual è stata la valutazione iniziale, perché con il dottor Rocas vedremo anche tutte le immagini della spalla, quindi le risonanze magnetiche. Ma infatti io voglio fare una piccola introduzione sul dottor Rocas, perché siamo molto amici e Mario mi ha sempre detto Rocco, fino a quando puoi la protesi, ricordati che va messa nel momento giusto, non la mettere in anticipo, perché ha una durata, non è che dura un'eternità. E Mario sa molto quanto mi piace lo sport, mi piace fare un po' di tutto, dalla palestra alle moto, a tutto quello insomma che è sportivo. E a un certo punto lui, in una risonanza ben precisa, mi ha detto secondo me ha visto un'importante situazione, che è stato lui a consigliarmi di farlo adesso. Difatti questo è un argomento molto importante, che è la comunicazione, comunicazione tra tutte le figure dell'equipe medica e fisioterapica, e sì, anche nei confronti del paziente. Quindi è bene che si parli tutti quanti la stessa lingua, quindi la comunicazione tra l'ortopedico, il radiologo, il fisioterapista, e la comunicazione nei confronti del paziente, sì, proprio per spiegare l'importanza di fare le cose in un certo modo nei tempi giusti. Quindi io lascerei la parola al dottor Rocas e al dottor Giovanni Di Giacomo per spiegarci un pochino che cosa è successo, qual è stata la valutazione e come funziona poi l'intervento alla spalla. Vi saluto, ciao Filippo, ciao Rocco. Ciao Giovanni, ciao Mario. Parlare a Rocco è sempre un piacere. Avete dato in poco tempo tantissimi messaggi. E hai detto giusto tu, Filippo, però non vogliamo essere fraintesi. Quando abbiamo delle problematiche alla spalla, il tipping point, descritto così in letteratura, è fondamentale. Ma tu hai toccato il tasto giusto, cioè quello della diagnosi. Cioè deve essere fatta una diagnosi corretta, che nasce sempre
a un lavoro di equipe, in modo particolare nelle fasi iniziali, cioè nel momento in cui viene costruita la diagnosi, bisogna interrogare il paziente, ma il lavoro di equipe tra l'ortopedico e il radiologo è un momento fondamentale. Poi esistono delle patologie che sono d'attesa, non necessariamente bisogna arrivare in tempi particolarmente rapidi al trattamento chirurgico, mi riferisco alle capsulite adesive, alle tendinosi, alle discinesie scapolotoraciche, dove avere molta pazienza, incoraggiare il paziente a fare un trattamento riabilitativo di qualità e spesso protratto nel tempo è un momento essenziale. Ma l'altro aspetto importante invece è che quando si hanno delle patologie degenerative della cartilagine, come vedremo poi in una serie di slide, anche aspettare troppo non è costruttivo, perché chiaramente si disturba il tessuto muscolare, il tessuto osseo sul quale poi verranno impiantate le protesi. Ma non è così semplice quando parliamo di indicazione protesica, in modo particolare in un soggetto giovane, perché ricordiamoci che comunque Rocco è giovane per fare una protesi di spalla. Individuare il momento giusto non è, è semplicissimo e, come dicevo, è un momento estremamente dibattuto in letteratura. Ma un altro aspetto interessante che spicca, e sì, Rocco l'abbiamo operato di protesi, due interventi quindi complessi, due protesi anatomiche alla spalla destra e alla spalla sinistra, il risultato clinico è stato più che soddisfacente, tanto che Rocco ha ripreso anche a fare un'attività sportiva. E qui due messaggi. Uno è che quando si fanno le protesi di spalla, di anche di ginocchio, il primo scopo è quello di togliere il dolore e di dare una funzionalità al paziente, cioè reinserirlo nella vita lavorativa, nella vita normale. Poi il fatto di fare degli sport, sport particolarmente aggressivi, chiaramente spetta, sono delle scelte soggettive. L'altro aspetto interessante è che Rocco ha avuto un buon risultato, sì perché è stato seguito bene dal punto di vista medico e post-chirurgico, ma anche perché Rocco si pone positivamente in tutte le situazioni della vita. Avete sentito parlare Rocco, l'avete notato anche l'energia con cui lui si pone. Quindi anche l'aspetto psicologico soggettivo del paziente condiziona in modo estremamente importante il risultato clinico, sia nel trattamento conservativo che in quello chirurgico. Che ne pensi, Mario? Sì, sì, giustissimo, come dici tu. Lui, noi siamo molto amici, facciamo vari sport insieme, proprio nel corso di questa di questo periodo che lui stava male con le spalle, io già tempo addietro gli feci, anche nel primo intervento che fece lui, ha fatto un lavoro sulla cuffia dei rotatori e altri tipi di interventi, mi sembra il release capsulare, qualcosa del genere. E lui mi chiedeva sempre continuamente, ma io ho male a queste spalle, ho dolore alle spalle, che faccio? E chiaramente lì eravamo in un'età che era impensabile proporre una protesi, anche se la situazione sua era già di artrosi di secondo barra terzo grado su tutte e due le spalle. Ma si lamentava più del dolore o della difficoltà al movimento? Qual è il sintomo più importante? Il dolore, il suo problema vero era il dolore, infatti sia durante l'attività che a riposo e dolore notturno. E, tant'è vero che per parecchio tempo è andato avanti con una terapia conservativa, con infiltrazioni di cortisone e acido ialuronico in entrambe le spalle. E, detto questo, arrivati a 50 e passa anni, abbiamo rifatto le indagini, radiografie, risonanze e tutto, vedendo che il quadro artrosico era peggiorato relativamente, non proprio era avanzato, ma il fatto che ha acceso la lampadina è stato l'iniziale grave sofferenza dei tendini della cuffia dei rotatori, specialmente su una spalla. Allora possiamo spiegare, entrare nel dettaglio, se siete d'accordo Filippo e Rocco, facciamo uno share the screen e non vi voglio annoiare con una relazione velocissima, molto didattica, che è mirata non tanto ai fisioterapisti, agli ortopedici, ma un po' alle persone non addette ai lavori che ci stanno sentendo, per cercare di tradurre in termini elementari un messaggio
comunque che se non esposto correttamente può essere complesso. Avete qualcosa da aggiungere, Filippo, Rocco, su quello che no, abbiamo detto? No, soltanto sul tema della scelta del tipo di protesi. Sappiamo che c'è una protesi anatomica e una protesi inversa. Il perché è stata scelta una protesi anatomica in entrambi i casi e qual è il criterio di scelta per una protesica? Quindi chiaramente le scelte... Allora, adesso mi stai dando là per far vedere le slide, ma la cosa che mi è rimasta impressa tornando a Rocco è che con Rocco parlavamo con disinvoltura di protesi anatomica e di protesi inversa, perché Rocco era entrato nella materia, l'avevamo documentato noi, ma si capiva che anche Rocco in modo autonomo si era documentato e comunque cercava una verifica, ma come umano che sia, delle discussioni che noi avevamo. Questo è un altro valore aggiunto del paziente, cioè il paziente che deve fare un trattamento vuole e deve essere informato correttamente e deve capire che andare da uno specialista della spalla, ovviamente in Italia, in Europa, il dottor Di Giacomo non è l'unico specialista della spalla, non vuol dire necessariamente guarire al 100% o avere una restituzione di integro, ma il ruolo del vero specialista è quello di dare i pro e i contro di un trattamento conservativo e di un trattamento chirurgico e di spiegare anche quelli che possono essere i rischi di un risultato non esaltante o talvolta anche di complicante. Il paziente intelligente si informa, vuole sapere e vuole discriminare. Quindi entriamo nel dettaglio, se volete faccio subito share the screen. Sì, vediamo direttamente, riusciamo a collegare lo schermo del dottor Di Giacomo. Se possiamo mandare le slide, gentilmente. Allora, mandiamo le slide noi direttamente. Perfetto, facciamo partire quindi il primo filmato. Ecco, questa è una spalla sinistra, vedete bene l'articolazione, ma in modo particolare in rosso vedete i tendini, la cuffia dei rotatori che avvolge la testa dell'omero e il deltoide. Quindi l'articolazione glenomeranche, omero e scapola, e guardate cosa succede se noi togliamo la cuffia dei rotatori. Il deltoide tende a far traslare in alto la testa dell'omero, quindi l'integrità della cuffia dei rotatori, cioè di quei tendini che avvolgono la parte prossimale dell'omero, in modo particolare il prochite e il trochine, è fondamentale per la biomeccanica della spalla. Una spalla normale che non ha la cuffia dei rotatori integra è una spalla che non lavora bene e correttamente dal punto di vista biomeccanico. Avanti col prossimo filmato. Questo invece vedete che è una testa dell'omero che è rovinata e artrosica e l'abbiamo sostituita con quella che viene chiamata una protesi anatomica, cioè viene ricostruita l'anatomia. Se i tendini, vedete, funzionano correttamente, la testa dell'omero con la protesi rimane centrata sulla scapola. In questo caso, se c'è la cuffia dei rotatori, si può montare una protesi anatomica. Se non ci fosse la cuffia dei rotatori, come avete visto nel filmato, la testa invece tende a traslare in alto e quindi va messa una protesi inversa. Quindi, quando abbiamo un'artrosi, cioè che è consumata la cartilagine e i tendini sono in discrete condizioni, c'è indicazione per la protesi anatomica, che è ottima perché il paziente toglie, oltre che toglie del dolore, mantiene tutti i movimenti, in modo particolare la rotazione interna e la rotazione esterna. Nel caso in cui invece al processo artrosico si associa anche un'insufficienza della cuffia per una serie di motivazioni biomeccaniche, si deve mettere la protesi inversa che inverte l'anatomia. Ma non voglio entrare nel dettaglio, voglio continuare su quella che è stata la storia di Rocco. Avanti. Quindi abbiamo optato proprio perché, vedete, questa è una spalla vista da sopra, si distingue la testa dell'omero, la cavità glenoidea, il tessuto rosso, nuovamente il tessuto muscolare, che nel caso di Rocco era discreto, addirittura se non buono in modo particolare nella spalla sinistra, tale per cui la testa dell'omero, anche se protesizzata, rimane centrata sulla scapola in virtù di tendini e muscoli che permettono questa biomeccanica corretta. Avanti. Vedete, questa è la testa dell'omero e i tendini, che li mettiamo adesso bene in evidenza, avanti, che spingono questo fulcro verso la scapola e il deltoide e la cuffia dei rotatori fanno avvenire il movimento corretto dell'articolazione glenomerale. Avanti. Avanti. È importante, quindi fondamentale,
che la cuffia integra mantenga l'elemento protesico, cioè la testa dell'omero centrata sulla scapola, in modo che la testa dell'omero si muove al centro e non al di fuori del centro della cavità glenoidea. Perché in questo caso sulla cavità glenoidea protesizzata con della plastica, con delle polietilene, si creano delle forze di taglio che fanno mobilizzare il polietilene. E quindi siamo in successo clinico e funzionale della protesi. E questa rappresenta, oltre alle infezioni, la causa più frequente di insuccesso di una protesi anatomica, perché la testa non rimane centrata. Ecco le due radiografie, della spalla sinistra e destra di Rocco. Mario, le vuoi commentare? Sì, allora, qui si vede chiaramente... Ok, allora si vede bilateralmente la riduzione della rima articolare tra testa dell'omero e glena scapolare. In più vediamo la sclerosi, vedete la parte più bianca dell'osso che in realtà in condizioni normali è più trasparente, si vede solo una sottile rima sclerotica. In entrambi i versanti è aumentata la densità ossea. Nella parte inferiore vedete quella struttura a goccia della testa dell'omero? Quello è l'osteofita che addirittura deforma la superficie articolare della testa dell'omero. Questo si riflette anche nel versante anteriore e posteriore della testa omerale. Se la vedessimo da sopra, come vedete, dopo ve lo farò vedere in risonanza NTC, che altera lo shape, cioè il profilo della testa dell'omero, e quindi impedisce l'intra e l'extra rotazione della testa dell'omero sulla glena scapolare. Queste immagini sono importanti, andiamo indietro un momento, sempre sull'immagine radiografica, perché l'indicazione chirurgica non deve essere data su un'immagine radiografica, su una TAC e su una risonanza magnetica. Cioè con queste immagini noi vediamo che c'è una sofferenza importante della cartilagine, ma diventa importante correlarla con il quadro clinico del paziente. Potrebbe essere potenzialmente, e succede, che dei pazienti con la stessa radiografia non hanno del dolore importante e quindi possono permettersi il lusso di andare più avanti nel tempo prima di montare la protesi. Ma un paziente con questo quadro radiografico, con dolore importante, resistente al trattamento conservativo, che condiziona la qualità della sua vita, ha indicazione chirurgica. Cioè abbiamo il tipico tipping point. Andiamo avanti. Quindi il messaggio importante è, il messaggio importante è correlare sempre il quadro di imaging, in questo caso radiografico, con la clinica. Nel momento in cui noi decidiamo di fare l'intervento chirurgico e dobbiamo decidere una protesi anatomica verso una protesi inversa, discriminante è la qualità dei tessuti mondi. Quindi i nostri pazienti, dopo l'esame radiografico, qualora ci sia indicazione chirurgica, vengono sottoposti a uno studio dei tessuti molli. E il modo migliore, Mario, per studiare i tessuti molli qual è? Allora, la risonanza magnetica è l'esame gold standard, cioè l'esame principe che ci dimostra in modo molto fedele l'anatomia dei tendini, dei muscoli, delle ossa e della cartilagine. Qui possiamo vedere a destra la spalla destra, che era più compromessa con il maggior impegno della sofferenza ossea, quindi articolare, il voluminoso osteofita, ma in particolar modo vediamo che ha una maggiore sofferenza dei tendini della cuffia dei rotatori, che hanno un segnale più elevato, quindi un contenuto in acqua maggiore, quindi un'iniziale sofferenza, e sono al limite della rottura. Oltre, se dovessimo continuare a stimolare, e chiaramente in sovraccarico, queste strutture tendine, rischiamo di passare il limite per la indicazione alla protesi anatomica, e quindi con la rottura della cuffia del rotatore si deve ricorrere a un altro intervento chirurgico, alla protesi inversa. E, vedete che a sinistra c'è una parte bianca della testa dell'omero, quella è la sofferenza dell'osso subcondrale, quindi è probabile che i dolori dipendano prevalentemente da quello. Invece la cuffia dei rotatori è ancora sana e la testa è ben centrata sulla testa dell'omero. Avanti. Questa è una visione dall'alto, cosiddetta scansione assiale. Vedete nella porzione anteriore e posteriore della testa dell'omero, anche lì ci sono le voluminose formazioni osteofitosiche, quindi la deformazione della superficie sferica della testa omerale e la sofferenza dell'osso subcondrale della glena.
anteriormente il tendine del sottoscapolare ancora integro e posteriormente il tendine dell'infraspinato ancora integro in entrambe le spalle. Quindi si parla di motore integro, le strutture che centrano la testa dell'omero, come aveva fatto vedere prima Giovanni sullo schema anatomico, è fedelmente riproducibile con la risonanza magnetica. Avanti. E questo invece è il secondo step. Dopo che abbiamo verificato che i tendini sono, diciamo, sufficienti per montare una protesi anatomica, dobbiamo poi verificare lo stato del tessuto osseo. Questa è una spalla destra vista di lato e qui noi dovremo inserire la glena, il policliede, che fra un po' vedremo. Va studiato quindi anche la qualità e la quantità del tessuto osseo, non solo sulla testa dell'omero, ma in modo particolare sulla glena, per capire se ci sono delle alterazioni anatomiche, in modo particolare avanti, se c'è una quantità di tessuto osseo soddisfacente per impiantare. Vedete come una spalla artrosica, questa è una spalla destra vista da sopra, nel tempo si consuma la cavità glenoidea e la testa dell'omero si può anche sublussare posteriormente. Quindi il chirurgo deve avere l'esperienza e anche il collaboratore, il radiologo, deve essere in grado di fornire un imaging particolarmente dettagliato. Oggi, grazie alle ricostruzioni 3D, alla robotica, riusciamo a avere delle informazioni importanti che acquisiamo per quanto riguarda i tessuti molli attraverso la risonanza magnetica. Avanti. E invece per studiare dal punto di vista qualitativo e quantitativo il tessuto osseo, Mario, di che cosa ci avvaliamo? Allora, la TAC sicuramente è l'esame principe per ciò che riguarda lo studio dell'osseo, primo perché ci fa vedere la qualità e la densità ossea, che peraltro è anche misurabile in modo quantitativo, e in più ci fa vedere molto bene la morfologia della glena, che può essere delle volte alterata, come diceva Giovanni, dalla usura e dalla sublussazione della testa dell'omero, quindi con le varie tipologie di superficie glenoidea, e in più anche delle formazioni che si possono associare all'artrosi, delle grosse calcificazioni articolari o paraarticolari, o delle formazioni geodiche, cioè delle cavità cistiche. Quindi la qualità dell'osso in senso lato ci fa vedere, vedete qui come la struttura ossea è ben conservata, questo triangolo della glena scapolare, cioè la vault, che conserva perfettamente la sua morfologia e dimensione e non ha varianti anatomiche. Quindi abbiamo una struttura bidimensionale dell'osso, qualitativa e tridimensionale, per dare anche un orientamento anatomico globale della spalla in toto. Avanti. Queste sono le immagini in 3D, guardate come è come se avessimo uno scheletro davanti a noi, della spalla destra e della spalla sinistra. Vedete la deformazione, il chirurgo si rende con queste immagini si rende ben conto di dove deve asportare l'osso, a che livello e in che maniera è atteggiata la testa dell'omero rispetto alla glena scapolare. Avanti. E quindi parliamo di protesi anatomiche, vedete, proprio perché ricostruisce l'anatomia. La testa dell'omero è convessa e la protesi è convessa, la cavità glenoidea anatomica è concava e la protesi è concava. Oggi non si usano più i metal back, si tende a usare solo il policliene, ma fra qualche secondo entreremo nel dettaglio. Avanti. Questo filmato che vedete adesso è interessante, che fa vedere quello che è l'accesso. Si apre la spalla da davanti, si chiama l'accesso del deltoideo pettorale, si raggiunge il piano articolare attraverso un'apertura, si chiama la tenotomia del sottoscapolare, fa parte della cuffia dei rotatori, si arriva proprio sull'articolazione, si fa l'osteotomia della testa dell'omero, si pulisce, si cruenta la cavità glenoidea, dobbiamo ottenere un po' di sanguinamento perché rappresenta, oltre il cemento, diciamo, l'aspetto interessante che porta all'integrazione del polietilene sull'osso, poi sull'omero inseriamo delle protesi che hanno i grossi apatite per integrare, e vedete che mettiamo la calotta che ricostruisce la convessità omerale. Ricostruiamo il sottoscapolare e richiudiamo un intervento che normalmente dura intorno a un'ora. Avanti. E adesso abbiamo
privilegio di farvi vedere alcuni passaggi dedicati. Vedete, questa è una spalla sinistra, abbiamo rimosso la testa dell'omero, la parte rovinata, quella diciamo artrosica, e vedete, questa è la cavità glenoidea ben descritta da Burkhardt, che rappresenta la morfologia di una pera, dove il diametro superiore è più piccolo del diametro inferiore. Questo è sempre sulla glena, dove noi inseriamo il famoso polietilene, vedete che ricostruisce proprio la morfologia della glena. Il polietilene ha la forma di pera e viene inserito sulla cavità glenoidea attraverso la cementificazione, cioè l'uso del cemento. Certo, dal punto di vista chirurgico ci sono dei tips and tricks, dei trucchi che noi chirurghi conosciamo per fare in modo che ognuno di questi passaggi poi possa rendere al meglio ed enfatizzare il risultato clinico del nostro paziente. Questa è la fase in cui noi inseriamo la testa dell'omero, e vedete è convessa, e sulla sinistra vedete dei fili di sutura che servono a riparare il sottoscapolare per richiudere quindi l'involucro dell'articolazione gleno-omerale. Avanti. Queste sono le due radiografie, la spalla destra e la spalla sinistra di Rocco, e vedete che dal punto di vista tecnico chiaramente c'è un ottimo posizionamento, è ricostruita correttamente l'ogiva. Vuoi fare un commento tecnico su queste radiografie, Mario? Sì, certamente. Allora, un occhio esperto magari non percepisce bene nella glena, ma se vedete bene la porzione centrale, cioè quella zonetta radiotrasparente, che quella vuol dire che è ben centrata la protesi glenoidea nel processo glenoideo. Altra cosa è la testa dell'omero, cioè la porzione protesica è ben centrata sulla glena stessa, la distanza dall'articolazione acromonclaveare. Sono tutti elementi che noi andiamo a valutare subito nell'immediato, anche in sala operatoria, per capire se la protesi è stata correttamente posizionata. Altra cosa da valutare molto bene è i profili della corticale dell'osso della testa omerale, perché molto spesso può capitare in condizioni estreme di poter fratturare il terzo prossimale dell'omero durante l'inserzione dello stelo protesico, che è una brutta complicanza, però capita, vanno valutate bene tutte queste problematiche. Avanti. Allora, adesso abbiamo il privilegio di farvi vedere un intervento in diretta, una sorpresa, Filippo, una sorpresa per te, Rocco. Ecco l'intervento in diretta, se ci date la linea, per favore, su Adriana. Allora, questa è una spalla normale. Vedete la scapola, la glena, e questa è la vault. Sarebbe l'osso che è intorno alla cavità glenoidea. Dall'altra parte invece abbiamo la convessità della testa dell'omero, che si articola con la cavità glenoidea. Mi piace ricordare che la cartilagine che riveste la testa dell'omero e la cartilagine che riveste la cavità glenoidea vengono, nella mia esperienza, paragonate a una palla da biliardo, cioè devono essere ben levigate. Nel momento in cui questa palla da biliardo si consuma e comincia a somigliare un po' a una grattugia, chiaramente le resistenze aumentano, la spalla si infiamma e comincia a consumarsi la cuffia dei rotatori. Prima quindi che la cuffia dei rotatori negli anni sia danneggiata in modo importante, tale da inficiare sulla biomeccanica della spalla, noi possiamo, aprendo il sottoscapolare, come avete visto nel filmato precedente, agire sulla cavità glenoidea, che dobbiamo creare uno scasso centrale della vault, nella quale poi verrà inserito il polietilene. Questo è il famoso polietilene, la famosa plastica che riveste ed è uguale, vedete, alla glena normale. Ha il diametro inferiore che è superiore al diametro superiore della cavità glenoidea, ricorda un po' una pera. Questa parte viene cementata e vedete, questo fittone viene spinto e pressurizzato all'interno della cavità glenoidea. Questo è il tempo glenoideo, che è la parte tecnicamente più complessa del gesto chirurgico. Sulla parte omerale invece si fa un'osteotomia della testa dell'omero. Abbiamo un quadro quindi di questo tipo,
cioè vengono asportati in media 14-16 mm di testa dell'omero, con dei tagli corretti su tutti i piani, e viene inserito prima uno stelo, che vedete rivestito di grossi apatite, tale da favorire l'attecchimento dello stelo all'interno del canale midollare. E poi su questo stelo viene inserita la convessità, cioè la testa omerale che ricalca l'anatomia dell'omero normale. Ecco perché viene chiamata protesi anatomica. Chiaramente la cuffia dei rotatori dovrà tenere in armonia i rapporti articolari tra la testa dell'omero e la cavità antilenienea. Un ottimo fisioterapista e un ottimo paziente riusciranno ad avere soddisfazione sia dal punto di vista del dolore che da quello funzionale. Fantastico Giovanni. Allora, qui capiamo quanto è importante la comunicazione, quanto è importante che il radiologo sappia esattamente cosa andare a cercare quando va a fare un RX, quando va a fare una risonanza magnetica, per far sì che l'ortopedico abbia tutte le informazioni necessarie, per far sì che il fisioterapista abbia tutte le informazioni necessarie. Quindi torniamo al discorso della comunicazione. Scusa Filippo, è importante che ci sono anche persone come te. Persone che amano e che credono nel proprio lavoro, che sono dei professionisti seri. Addirittura tu hai investito in modo importante, hai fondato la Shoulder Academy, che proprio enfatizza questa comunicazione tra l'ortopedico e il fisioterapista. Questa è una cosa che ti fa veramente molto onore, proprio un gioco di equipe che ruota intorno alla figura centrale, che è quella del paziente. Ti ringrazio, ma ribalto i complimenti, perché tutto questo non sarebbe mai nato se non ci fossi stato tu, che da sempre praticamente hai in qualche modo condiviso con noi, con i fisioterapisti, il tuo sapere, mettendoti veramente in, non so come dire, ci hai messo in condizioni di comprendere dei concetti che sono molto complessi, ma che sono altrettanto fondamentali affinché un fisioterapista possa lavorare nella maniera più corretta possibile, nella maniera più efficace possibile. Mario che mi tira la camicia e dice vuole un complimento per lui, dire qualcosa. No, Mario no, Mario. È un devi grande, sapere Mario, che io conosco grande. Mario da quando avevo 15 anni e quindi. È un grande, è un grande. Giovanni, mi hai fatto rivivere quasi dolori di qualche anno fa. Perché adesso rivedere, dici, questa è la spalla di Rocco, destra e sinistra, e a un certo punto me le sono toccate, ho detto, ma sono le mie, veramente? No, perché, allora, io vorrei dire solo, ho ascoltato tutto, e devo dire che quello che dice Giovanni è importantissimo, l'equilibrio che si deve stabilire tra il paziente, il medico, il fisioterapista, ma Mario per me è stato fondamentale, perché Mario è stato il primo a dirmi, Rocco, attenzione, perché cioè, ti devi fidare di te, devi capire, perché c'è un limite che poi se no ti tocca mettere la protesi, quella dove più del caffè non bevi, e lì me la sono fatta addosso. Infatti poi successivamente con Giovanni mi ha detto la stessa cosa, mi ha detto Rocco sì, sei giovane, infatti io sono stato a Budapest, ho fatto anche lì una visita con due medici e tutte e due mi hanno detto you are crazy. Giovanni, you are crazy mi hanno detto, perché mi dicono how old are you? Le ho detto c'ho 51 anni, questo era 51-52 anni, il primo, e l'altro l'ho fatto dopo la protesi, mi ha detto la stessa cosa. Quando gli ho detto che ho fatto la protesi, mi ha detto impossibile, sei troppo giovane, perché il problema è proprio questo, se c'hai un medico che va attraverso un sistema di giudizio che è legato all'età, ma come fai? Mario lo sa perché siamo amici, mi ha detto Rocco tu soffri come un cane, io non dormivo più per 10 anni, destra, tu mi dici dormi a sinistra, no, era uguale, quindi non dormivo più, la qualità della vita se ne andava. Mi sono dato un giudizio reale tecnico di vita, ho 50 anni, voglio vivere. Qui, quando dura la protesi? 15-20, perché poi Mario mi ha detto dipende da come ti comporti, pure Giovanni mi ha detto Rocco fai tutto quello che ti pare, però sappi che hai delle protesi, non hai la spalla normale, quindi io miracoli non ne faccio, io cosa faccio?
Ho mandato alcuni video a Mario in cui Mallero con dei pesi pazzeschi e lui fa mandala al dottore, mandala adesso, a Giovanni. Adesso mandala... vediamo, adesso vediamo anche quello. Però anche successivamente quelli. Io mi sono reso conto, a me piace la box. Ecco, la box non la faccio. Perché? Perché dare un colpo assestato e avere una vibrazione dietro sulla spalla, sono convinto che non li fa bene. Motocross non lo faccio più, perché tutto ciò che vibra mi fa pensare alla glena che si muove e si scolla e mi dico ma perché la devo far scollare? Io faccio tutto quello che serve a tenere tutto compatto, faccio molto riscaldamento prima di alzare i pesi, qualsiasi cosa, e sono contentissimo in questi ultimi anni perché da dopo l'operazione dormo, non ho più dolori, uso le braccia come le usavo prima. E ti dico di più, riesco a rifare palestra, riesco a rifare tante cose che non potevo fare prima. Anche alcune posizioni le ho riprese e quindi voglio dire, però tutto deve essere collegato a usare il cervello, perché io ho capito che con le protesi vai bene fino a quando non gli rompi le scatole. E sono adesso quasi 5-6 anni e io mi auguro, come ha detto Mario, non ti preoccupare quanto durano, falle durare col cervello, usa il cervello e vedrai che durano, magari non le metterai mai le inverse, non le metterai mai. Poi se le devo mettere le metterò, però spero a lunghissimo insomma. Chiaro, spieghiamo a Giovanni che ovviamente questo tipo di protesi possono essere sostituite, quindi ci sono anche nel caso di Rocco che l'ha messa così precocemente, diciamo secondo le statistiche, però come ci hai spiegato bene è fondamentale che le abbia messe in questo momento, anzi tu ci hai detto che della spalla destra hai ancora un pochino allora, più il problema, di fastidio, il problema della spalla destra, aspettato troppo sì, tempo il problema della spalla destra probabilmente era quella più danneggiata. Avevo esatto. già iniziato ad avere qualche problemino sulla cuffia dei rotatori, me l'ha spiegato sia Giovanni che Mario, però non terribile, attenzione, sto parlando di qualche problemino in più, che significa che se io prendo un caffè con la sinistra, ho dovuto cominciare a prendere caffè davanti alla gente con la sinistra, perché con la destra l'unico problema che è, non è un problema enorme, è solo di un leggera instabilità. E mi dà una sorta di tremolio. Questo è l'unico problema che ho. Vediamo un pochino, abbiamo fatto un filmato proprio degli esercizi e degli allenamenti che fa Rocco, sì. Quindi capiamo un pochino, dottor Di Giacomo, se è corretto quello che fa o se è... ho esagerato. Vediamo il filmato. Uso molto elastici per riscaldare. Eccoci, questi sono gli allenamenti soft che fa Rocco proprio per tutelare queste protesi, Giovanni, che dici? Si sa gestire, quindi a self-control, quindi comunque l'importante è non far passare il messaggio corretto. Adesso al di fuori di Rocco, oggi noi dobbiamo ringraziare chi ha dedicato la vita a studiare queste protesi. Voi pensate che 10 anni fa, 12 anni fa, quando non c'erano queste conoscenze di biomeccanica, non esistevano le protesi inverse, non esistevano le caratteristiche tecniche delle protesi anatomiche di oggi, c'erano persone a 30-35 anni, in modo particolare persone con bruttissime fratture d'omero che rimanevano paralizzati con quelle che noi ortopedici chiamiamo delle spalle pseudoparalitiche. E mi permetto di spezzare una lancia in favore della protesi inversa, anche perché so che diversi miei pazienti
che ci stanno guardando stasera in diretta hanno montato una protesi inversa. Io mi riferisco a 5-6 pazienti che ho operato in questi ultimi anni, che avevano delle fratture pluriframmentarie scomposte dell'omero, dove fondamentalmente si ha una distruzione di tutta quella zona dell'omero dove si inserisce la cuffia dei rotatori. Quindi l'unica alternativa è la protesi inversa. Quindi abbiamo messo delle protesi inverse anche a soggetti di 30-35 anni e mi ricordo che chiaramente io devo proporre questo intervento, che normalmente la protesi inversa è dedicata a pazienti settantenni o ultra settantenni. A questa persona che non riusciva a muovere il braccio ed era pseudoparalitica e non aveva nessuna alternativa se non di quella della protesi inversa, mi ha detto: ma certo dottore che accetto di fare l'intervento, perché io devo lavorare, ho una famiglia giustamente da mantenere, e oggi questa persona mi fa estremamente piacere, perché se tu la vedi nel muovere il braccio non sembra neanche che abbia una protesi, ha un movimento che è di circa l'80-85% senza dolore e ha ripreso l'attività sportiva. Quindi giustamente, come diceva Rocco, uno dei parametri, ma non l'unico e ha un'importanza relativa, è quello dell'età. Grazie Giovanni, grazie. Allora Giovanni, io ho una piccola sorpresa, nel senso che c'è una persona che purtroppo è venuta a mancare nei giorni scorsi, che era una cara amica, una collega, e so che sicuramente ti fa piacere salutare. Daniela Funaro, quindi è una tua fan da sempre, presente a tutti i tuoi convegni, a tutti i congressi, a tutti gli eventi, grande amica di Shoulder Channel TV, e quindi ecco, Daniela Funaro. Ci mancherà tantissimo, mi mancherà la sua telefonata stasera, mi mancherà la sua domanda domani mattina, perché era sempre stimolante ed era una gran professionista, e ti ringrazio per questo pensiero che gli va veramente con tutto il nostro sentimento. Grazie a te. Allora, siamo giunti verso le conclusioni, Rocco, quindi tiriamo le somme di queste protesi che abbiamo fatto. A oggi abbiamo recuperato la tua vita quotidiana, non abbiamo più facile, questi dolori. Per me è semplice, sono tornato a vivere. Da quando ho le protesi così, ho aumentato le mie performance, sono tornato molto, perché poi diciamo la verità, quando tu sei contento, riesci a fare tutto quello insomma che facevi, finalmente la positività arriva e la gente positiva attira positività e riesci a fare tutto meglio. Quando stai male, non sei contento, hai dei problemi, hai dei dolori, e diventa una vita di merda, dai, questa è la verità. Quindi per me è top, top, top. Cioè, scelta top. Mai dire mai, mai troppo tardi. Questo è quello che voglio dire. Non disperate, perché io ho avuto un ragazzo, mentre facevo la fisioterapia, un ragazzo giovane che mi diceva molto indeciso, la faccio, non la faccio, la faccio, non la faccio. Questa è la cosa più brutta, quella parte lì. Quindi vorrei dire a chiunque ci stia seguendo, che ha lo stesso problema, di documentarsi un po' meglio e di fidarsi, soprattutto di trovare un medico bravo, questo è chiaro, passionale e tutto il resto, e di fidarsi poi, cioè perché scegliere di fare una vita con dolore quando oggi c'è la possibilità di poterne fare a meno. Questo io credo che sia la cosa più importante oggi. Qui è importante anche affidarsi a dei professionisti seri. Ma quella è la base. Questa è la base, però chiaramente è difficile per l'utente normale. Però devo dire una cosa di cui mi sono dimenticato. Abbiamo parlato di tutto del pre, ma il dopo, ragazzi. Il dopo. Io ero un cattivo esempio della fisioterapia. Non la prendevo in considerazione, ero una persona che trovavo che la fisioterapia era una rottura di scatole. Ma perché? Stai lì, fai questo e poi dici faccio questo, ma in realtà che senso ha? Lo faccio mentre, mi dicevo, la fisioterapia la faccio mentre mangio, sai quelle cose, mangio, bevo e mi lavo la faccia, 3 giorni dopo lo farò, sto a posto. No ragazzi, la fisioterapia è il 50% del risultato di tutto l'intervento. Se andate dal migliore al mondo, cioè Giovanni Di Giacomo, e poi non fate il resto, non credo che si ottengano grandi risultati. Assolutamente d'accordissimo. Peraltro tu sei stato da uno dei più bravi fisioterapisti in assoluto, che è Pier Giorgio, un caro amico. Pier Giorgio, devo dire che è stato uno, oltre ad essere bravo e professionista,
anche molto severo, ci vuole anche il fisioterapista che si arrabbia un po'. È importante quello, perché se il paziente non capisce l'importanza di fare determinate cose nei tempi giusti, perché se passa un mese dall'intervento, passano due mesi all'intervento, non è la stessa cosa, non è lo ci stesso molto di più risultato poi che si ottiene. Quindi, poi ragazzi, la sofferenza, ricordatevi, c'è un po' di sofferenza per riprendere tutto, diciamo la verità. Assolutamente sì. Ma quanto è bello il piacere che arriva dopo, non ha, non paio, cioè non ci sono paragoni. Quindi un po' bisogna soffrire se si vogliono ottenere risultati. Per me la vita è così. Assolutamente, è uno stile di vita. Allora, abbiamo visto quanto è importante la prevenzione in generale. E a proposito di prevenzione, qui usciamo un pochino fuori dal tema spalla. Ma tu, da pochissimi giorni, è uscito in Turchia uno spot sulla prevenzione, che la Turchia, pur essendo un paese abbastanza rigido, chiuso per certi islamico, ha scelto di far fare a te. Quindi non so se la regia riesce a mandarci questo spot. A me è una spot, top MILF americana, Lisa Ann per tutti i fan. Però il messaggio di prevenzione mi è piaciuto molto, che avessero scelto di farlo dare a te. Quindi, aspettiamo che arrivi anche dall'Italia un messaggio simile, finalmente. Ma speriamo. Vediamo lo spot e ci racconti nel frattempo che dice, cioè qual è il messaggio che vuole mandare. Ma il messaggio è la prevenzione in tutti i sensi. Ecco, c'è una coppia giovane che guarda un film porno dove con noi, e noi li sbarchiamo a casa alla fine, e loro sono, ma chi sono? Non è possibile, sono qua. E praticamente gli diciamo, guarda, sono Lisa, sono Rocco Siffredi, grazie se pensate che sono il re del porno, però attenzione, perché il porno non è verità, è finzione, ci sono tutti i trucchetti, quindi cercate di non... Ecco, io non faccio il plumber, non faccio l'idraulico, sono una persona come voi, noi usiamo un modo di fare, quindi attenzione, prevenzione, proteggetevi, perché noi ci facciamo i test, 1000 esami del sangue tutte le settimane, quindi se fate sesso con protezione. E poi ci sono tutta una serie di video in più in cui si parla proprio del rispetto della donna, del modo in cui bisogna approcciare. Ad esempio, una che mi viene in mente è il consent, è il consenso, che oggi è una parola chiave, dove diciamo quando una donna dice no vuol dire no, non è no e c'è proprio uguale. Oh, quindi voglio dire, è tutta una base educativa che noi diamo per scontato, ma in realtà non lo è. Perché in Turchia hanno deciso di fare questo? Perché c'è una popolazione di giovani. Qualche anno fa Erdogan ha promosso il sesso con 3-4 figli a famiglia, oggi si ritrovano un 40% di sotto trentenni, è pazzesco, tantissimi giovani, e li devono far capire che la pornografia, pur se è vietato in Turchia, comunque col VPN cambiano, entrano ovunque, mi conoscevano tutti. Quindi, ok, volete vedere il porno? Vi spieghiamo cos'è il porno. Questo è un messaggio bellissimo che io devo dire, peccato che sia venuto prima da un paese che riteniamo stranamente retro, che invece ci ha fatto vedere che la religione non vuol dire niente, alla fine ci vuole l'intelligenza. Bellissimo messaggio, io siamo arrivati ai saluti finali, ringrazio Rocco Siffredi per essere stato qui con noi, è venuto apposta da Budapest, quindi... Gran piacere, veramente... come ogni volta che sono sul set mi ricordo di questo gran piacere, perché una volta era il sesso era collegato al dolore che avevo sulle spalle, tu non lo sai, ecco Giovanni non lo sa, forse non glielo ho mai detto, ma io quando finivo una scena, Mario lo sa, ero... addolorato, ghiaccio sulle spalle, forse Mario è venuto pure a trovarmi a Budapest, si ricorda di qualcosa del genere, il ghiaccio per il dolore terrificante. Finalmente Giovanni, Mario, live, thank you tutti quanti, grazie a tutti i nostri telespettatori, salutiamo anche tutti quelli che ci stanno seguendo dal gruppo fisioterapia e riabilitazione, Pier Giorgio, Claudia, salutiamo Federica, l'elenco di tutte le fisioterapiste donne, perché a parte Pier Giorgio ti ricordi soltanto Pier Giorgio, però io avevo l'occhiata a destra e a sinistra. Grazie al dottor Giovanni Di Giacomo, al dottor Mario Rocas, salutiamo tutti quanti e ci vediamo alla prossima puntata su Shoulder Channel TV. Buona serata a tutti. Oh, attenzione, anche Rocco TV. Anche Rocco TV, esatto. Mi era piaciuto questo inizio, Rocco TV. Ciao, ragazzi. Buonanotte. Ciao.